Tre rom, un uomo e una donna, saltano il cancello e si intrufolano in un appartamento, in un'abitazione dove un ragazzo di 21 anni stava dormendo. Gli aggressori erano convinti che in casa non ci fosse nessuno, chissà come mai erano convinti, però entrano, rovistano dappertutto, cassetti, aprono sportelli, non preoccupandosi del rumore, nonostante fosse pieno giorno. Il ragazzo è stato proprio svegliato dai tre che si è ritrovato proprio dentro la camera dove stava riposando. Ha quindi provato a disarmarli visto che avevano trovato il bottino, i risparmi del mese che sia lui che la mamma Enrica avrebbero utilizzato per pagare le bollette. Un colpo di cacciavite al torace, i tre nomadi, vedendo il ragazzo accasciarsi, sono fuggiti via dalla scena. Il 21enne però è riuscito a strappare un pezzo di maglietta da uno dei rom e lo ha tenuto stretto per tutto il tempo. Ora si trova ricoverato in condizioni critiche al San Camillo di Roma. I vicini hanno soccorso il ragazzo e ora è scattata la caccia ai tre rom. La polizia scientifica sta effettuando tutti i rilievi e anche sta analizzando quel pezzo di tessuto che il ragazzo è riuscito a strappare, però le probabilità che possa servire per identificare uno dei tre aggressori è bassa, però si confida nei carabinieri e nella polizia che possano riuscire a risalire ai tre aggressori. Tutto è successo purtroppo ad Ostia Antica a Roma. Proprio parlando poco prima di vedere questa notizia, che nella zona di Roma, Ostia, fino al terzo piano degli edifici, dei condomini, ci sono le sbarre alle finestre. Purtroppo bisognerebbe, lo so, è anche un costo grosso, ma mettere le sbarre, finestre, porte dappertutto. Lo so che sembra un carcere, però queste cose potrebbero succedere di meno.